Salve a tutti amici di CDK, qui la vostra Askel che vi parla e vi dà il benvenuto nel video del 10 settembre dedicato ai giochi in uscita, ai giochi gratis e ai giochi scontati che CDK ha da proporre. Se invece volete conoscermi meglio potete venirmi a seguire sul mio canale principale di Twitch per tanti giochi come Overwatch, Fall Guys, Among Us, Overcooked e tanto altro, quindi iniziamo con il video. Il primissimo gioco gratis che presentiamo ancora per pochi giorni è Dead by Daylight, il nostro famosissimo gioco horror di sopravvivenza in multiplayer. Quindi questo vuol dire che potete giocarlo con i vostri amici e divertirvi insieme. Io l'ho già giocato e portato in live, assolutamente dovete giocarlo. Invece ancora gratis per una settimana è Railway Empire, che io non conoscevo, ma vedo che è un bellissimo gioco di simulazione in cui dovrete creare il percorso dei vostri treni preferiti e personalizzare i vostri treni. Sembra molto carino e interessante da giocare, io per prima lo proverò. Invece per i giochi che saranno gratis soltanto col PlayStation Plus ci sarà Street Fighter V, che è il nostro famosissimo gioco di combattimento e azione arcade in 2D che assolutamente avete sentito parlare, quindi scaricatelo, prendetelo ed è multiplayer, quindi giocatelo anche con i vostri amici, mi raccomando. Invece gratis ancora per 7 giorni c'è Where the Water Tastes Like Wine. Io non conosco come gioco, è la prima volta che vedo il trailer, ma vedo che è un bellissimo gioco indie RPG d'avventura con uno stile grafico di disegni molto accattivante e bellino. Io per prima lo scaricherò e lo giocherò, fatelo anche voi. Per i giochi in uscita invece abbiamo finalmente, oggi esce Hot Shot Racing, il nostro famoso gioco, visto che ne stiamo parlando da un po' di giorni, di simulazione di corse con una grafica super accattivante, la musica stupenda e lo potete giocare sia online sia in locale con i vostri amici, quindi tenetelo d'occhio. Invece sempre oggi esce Blazing Sails Pirate Battle Royale. Non c'è molto da spiegare, è un battle royale con i pirati, con uno stile grafico che vedo che è vagamente simile a Sea of Thieves. Però se volete provare un battle royale diverso dal solito, questo potrebbe essere il gioco che fa il caso vostro. Invece il 15 settembre uscirà eFootball PES 2021 Season Update. Purtroppo i giochi sportivi del genere non mi fanno impazzire, ma se siete amanti del calcio e soprattutto giocate a PES, sicuramente vi sarete informati sul Season Update, quindi tenetelo d'occhio anche perché sul nostro sito è scontato. Invece il 18 settembre uscirà WWE 2K Battlegrounds. Se siete appassionati del mondo della WWE, fate un pensierino in questo nuovo gioco d'azione in locale, quindi potete giocare con altri tre vostri amici in locale, assolutamente tenetelo d'occhio. Per i giochi invece scontati abbiamo Skull The Hero Slayer, scontato del 50%. Io questo gioco credo di non conoscerlo, ma questo stile grafico, questo stile di gioco mi fa impazzire. Forse per 5 euro potrei comprarlo e magari portarlo in live, magari lo si giudica e lo si gioca insieme. Altro gioco invece scontatissimo del 70% è Kingdom Come Deliverance. Se siete appassionati dei giochi di guerra, comunque storici d'azione, in questo caso medievali, sicuramente questo è il gioco che fa per voi. Anche un sacco di miei amici lo giocano e lo apprezzano, quindi nel caso prendetelo perché è super scontato. Altro gioco famosissimo ed è scontatissimo sul nostro sito è Resident Evil 2. Questa per me è anche un'occasione, perché io purtroppo non ho mai avuto occasione di giocare Resident Evil, ho soltanto visto dei gameplay. Finalmente io per prima lo giocherò e lo proverò, magari anche in live. Se non l'avete mai giocato, fatelo e compratelo. Ultimo gioco invece scontato, scontatissimo anzi dell'88%, è Killing Floor 2. Se vi volete divertire con i vostri amici a distruggere e ammazzare gli zombie, questo è il gioco che fa per voi. Chiamate tutti quanti i vostri amici e giocatelo. E con quest'ultimo gioco io concludo il video. Vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo a una prossima presentazione. Quindi alla prossima. Ciao ciao!